giornata quella di San Bassiano in cui la città si sente davvero lodigiana, in cui si celebra un'identità in maniera sobria, senza gonfiarsi il petto ma con l'orgoglio della propria storia, e dall'altro lato si trova insieme ad essere comunità, ad essere aggregata, a trovare occasioni di incontro, di socializzazione e di attenzione verso gli altri. Il 19 gennaio, giorno di San Bassiano, è la festa per eccellenza per tutti i lodigiani, fin dalle prime ore del mattino. È un brulicare di persone, di passi, di sguardi che attendono gli eventi della giornata. Il calore della città, per il patrono, vince anche il freddo di gennaio, in un largo abbraccio che tutti accomuna. La lunga coda di fedeli che visita le reliquie del santo esprime così la propria fede e la devozione popolare. Tradizionalmente il momento in cui il sindaco del capoluogo porta il saluto delle istituzioni locali alla Chiesa Laudense, in un dialogo con il suo vescovo, che vuole rappresentare la condivisione di un senso di unità e di un'attenzione comune al bene della città e del territorio. Signor sindaco, la ringrazio insieme col vicario generale e col capitolo della cattedrale per le cortesi parole di saluto e di augurio che ho voluto con cortesia proporre anche a nome di tutte le altre autorità presenti, che ringrazio e saluto. Dopo il discorso del sindaco in cripta e il pontificale nella solenne messa in Duomo, la comunità civile si raduna sotto i portici del Broletto. Qui si snoda la lunga fila in attesa della raspadura e soprattutto della trippa, il piatto tipico della festa. Nel pomeriggio anche un pregiato vin brûlé e la cioccolata calda tengono compagnia. Migliaia le portate servite. A tutti ne è riservata la propria parte, che diventa il simbolo concreto di una festa corale. Tardo pomeriggio, la tradizione vuole che la città si riunisca nella cornice del Teatro alle Vigne, dove si svolge la consegna del fanfullino d'oro e delle benemerenze civiche, con l'attribuzione delle medaglie d'oro e degli attestati. Va così in scena il momento in cui alcuni lodigiani ricevono dal comune e dalla famiglia ludesana il riconoscimento del loro operato per il bene della città.